Maurizio Gifoni, Isabella Briganti, e volevo chiedere dei loro personaggi rispetto al fatto che all'inizio è lui che vorrebbe un rapporto più stabile, no? Poi dopo invece è lei che sente l'allontanamento e quindi diciamo la situazione si inverte. Quindi una considerazione molto semplice, forse anche banale, sul fatto che la vita spesso è un po' un cogliattimo, no? È stare al momento giusto, al posto giusto, mentre in questo film sembra che nessuno voglia stare dove in realtà si trova invece nella realtà. Una considerazione su questo. Grazie. Che dire, sì, sicuramente c'è l'ispirazione di cui parlava Paolo, l'ispirazione proprio profonda dei racconti di Chekhov racconta anche questo, cioè personaggi che si trovano a vivere, ad abitare dei posti che non sono mai i propri e a inseguire cose che non riescono per un motivo o per l'altro, diciamo, internamente o esternamente a raggiungere. Quindi questo c'è, il rapporto che c'è tra me e il personaggio di Isabella, sì, diciamo, poi fatalmente gli accadimenti determinano dei piccoli spostamenti, ma mi sembra un rapporto definito già in partenza con tutti e due i personaggi che si tengono consapevolmente alla giusta distanza, cioè hanno deciso tutti e due, non c'è una sofferenza da parte di uno o dell'altro, hanno deciso tutti e due di vivere quel tipo di vita, parlo per il personaggio di Massimo, diciamo è una persona che all'inizio di questo racconto sembra aver riversato tutte le proprie pulsioni vitali e tutta la sua attività creatrice canalizzandola nel lavoro, mettendo, diciamo, una distanza di guardia, come blindando un po' il mondo dei sentimenti e delle emozioni, fino a che, diciamo, arriva l'incontro con questa anima in cui si rispecchia. Sono anche due solitudini che fanno da specchio, molto diverse l'una dall'altra, piene di contraddizioni, di buchi, di vitalità, di desiderio, e che si riconoscono, si annusano e si riconoscono dopo il primo momento di diffidenza iniziale, diciamo, no? Quello che personalmente mi ha conquistato nella scrittura di Paolo, di Rinaldo e poi in fase di lavorazione, devo dire anche vedendo il film, è uno sguardo molto caldo e pieno di compassione, nel senso, diciamo, più profondo del termine, verso la fragilità di questi personaggi. La fragilità è un tema che mi sta sempre a cuore, perché credo che sia uno degli strumenti principali di un attore, cioè essere in grado di manovrare le proprie fragilità per trasformarle possibilmente in un'energia luminosa, che non è compiutamente il caso di questi personaggi, che è una cosa che mi sta a cuore, in cui mi rispecchio e mi emoziona molto il modo in cui Paolo e anche gli sceneggiatori hanno guardato questi due personaggi senza giudicarli, ma condividendo, ed è anche il lavoro che abbiamo cercato di fare con Paolo, condividendo dall'interno questa fragilità, queste paure, queste insicurezze. E il tema della paura, della fragilità, insieme al tema dell'amore e del desiderio, è uno dei due motori di questo film. E poi non so dirti quanto, ma su questo, diciamo, la risposta alla domanda è questa. Grazie. Per quanto riguarda il personaggio di Sandra, quello che mi ha colpito e me l'ha fatto molto amare è che Sandra, grazie, non ama Massimo, perché non si sente amata da Massimo. E quante donne vivono questa condizione, che non si sentono amate? E allora non ci resta che fingere di credere a quella maschera, pur sapendo profondamente dentro di noi che è solo una maschera. E poi cosa succede? Che quando lei lo vede soffrire per un'altra donna, che però non è una donna banale, è una donna anche più grande di lei, quindi non prova nessun tipo di gelosia, perché capisce che quella donna rappresenta una sfida per lei e vede Massimo finalmente a nudo. E non è che gli piace.
piaccia tanto, perché quello che vede non gli piace, però finalmente lo vede al nudo per quello che è, nelle sue debolezze, nella sua fragilità, anche nella sua miseria di uomo, che non riesce veramente ad amare nessuna donna. E allora un uomo che non riesce veramente a amare nessuna donna viene anche lasciato. Quindi per questo direi che questo film è tanto amato dalle donne, e io come donna sono contenta di aver interpretato Sandra. Ringrazio Paolo che mi ha dato la possibilità di emozionarmi ed emozionare, spero, e con questo grazie a tutti.